tema e la portata di questa gara, avevamo già deciso e confermo ancora oggi che con l'Autorità Nazionale Anticorruzione di sottoporre questo procedimento all'Istituto di Vigilanza Collaborativa dell'Autorità. Forse questo porterà, mi auguro di no, a qualche rallentamento dei lavori, ma credo sia corretto usare tutte le provocazioni preventive del caso per dare a tutti il massimo della serenità per la trasparenza di questo importante atto che rappresenta, voglio ricordare, uno dei presupposti fondamentali per i risparmi che provocherà dall'uscita del commissariamento della sanità. Anche la nuova gara CUP, che confido la prossima settimana possa andare in pubblicazione, se è stata un po' in ritardo, è figlia... è figlia, vista la delicatezza del tema, di una serrata collaborazione con l'autorità anticorruzione che abbiamo voluto avviare all'indomani dell'annullamento della vecchia gara. Collaborazione in questa fase conclusa e che ora, ripeto, rende possibile questo procedimento. Inserisco in questo elenco anche l'apertura dell'amministrazione verso nuove figure dirigenziali, non perché penso a una diminuzione o un giudizio liquidatorio della dirigenza interna, ma perché sono convinto che il cambio, la rotazione, l'apertura verso l'esterno favoriscano in un clima di concorrenzialità e competitività dell'amministrazione che riduce gli rischi di pigrizia e che produce inevitabilmente trasparenza. È un modo per riscoprire attraverso questa tensione il dovere di un'etica pubblica che altrimenti rischia di finire sempre nel dimenticatoio. In questo quadro io considero positivo il lavoro compiuto dalla centrale acquisti, in quanto ha prodotto per la nostra regione intanto risultati positivi in termini di riduzione e di tracciabilità della spesa che prima si perdevano in mille rivoli. Prima ognuna delle 24 direzioni che esistevano procedeva autonomamente agli affidamenti di proprie competenze, generando interpretazioni disomogenee con inevitabili difficoltà nel controllo della spesa e delle procedure. Comunico che la centrale acquisti del Lazio è stata riconosciuta dal governo nazionale come soggetto aggregatore, cioè uno dei 30 di cui l'Italia dovrà dotarsi in virtù del decreto legge 66 del 2014. Tutti gli atti delle gare, inoltre, oggi, anche grazie alle sollecitazioni al voto del Consiglio, sono pubblici e consultabili online. Ed è questa situazione che ci ha permesso di accertare, ripeto, al netto delle due procedure oggetto dell'inchiesta, che pur in presenza di un quadro come quello descritto, non in mesi di lavori di verifica, ma in pochi giorni, che su circa 4 miliardi di gare bandite e bandi, anche sul sociale spettanti, nessun finanziamento fu indirizzato a società collegate dall'inchiesta. Sul CUP le indagini faranno piena luce sull'accaduto, non c'è dubbio, siamo noi i primi a chiederlo. Politicamente io rivendico però una scelta, ed è la scelta di procedere a una gara pubblica per un servizio che per troppo anni la Regione aveva finanziato in regime di proroga. Ed informo l'Aula che proprio in questi giorni, nei giorni precedenti all'esplosione di questa nuova fase dell'inchiesta, la Corte dei Conti ha richiesto alla Regione chiarimenti in merito alle motivazioni che hanno prodotto negli anni passati questa prolungata proroga del servizio. Il percorso processuale dirà se ci sono state responsabilità individuali, ma vista la gravità dell'accusa, sicuramente mi sento di escludere in questa sede, nella maniera più netta e forte, che sul tema delle gare si sia mai proceduto in quest'Aula a stipulare accordi trovati su gare e su presunte quote da spartirsi tra maggioranza e opposizione. Questa rappresenta un infame. Possiamo fare di più? Non ci sottraiamo a questa sfida nel nome della trasparenza. Continueremo a porre in essere tutti i meccanismi di contrasto della corruzione che abbiamo approvato in giunta nel piano anticorruzione. Ancora con maggiore determinazione quindi continueremo la rotazione degli incarichi, che procederà anche nelle prossime settimane, di trasparenza sui pagamenti con il proseguo della stretta collaborazione con ANAC.
Ciò che voglio fugare è il dubbio che qualcuno possa chiudersi a riccio o abbia preso sotto gamba il quadro che sta emergendo. La regione è una macchina amministrativa immensa e complessa. Il centro, le società collegate e partecipate, le ASL, gli ADER, il parco e le agenzie. Il lavoro di semplificazione che abbiamo portato in questi 2 anni avanti io credo sia servito. Ora non dobbiamo fermarci. Sarebbe di grande valore se prima dell'estate si procedesse con celerità a ulteriori semplificazioni societarie che sono state già discusse e depositate dalle commissioni. Dobbiamo sapere che farebbero risparmiare soldi e porterebbero sicuramente maggiore chiarezza. Ma come dicevo prima, tutto ciò forse ancora non basta. Ecco perché sicuramente c'è bisogno di idee ed ecco perché l'Osservatorio per la sicurezza e la legalità entro luglio si è impegnato a presentare una bozza di protocollo di legalità sui lavori pubblici che vogliamo proporre alle associazioni di categoria dell'Lazio, dell'impresa e delle organizzazioni del mondo del lavoro. Mi impegno sin d'ora che la bozza venga discussa in maniera preventiva in una riunione congiunta delle commissioni prima e sesta affinché il Consiglio regionale possa portare tutto il proprio contributo. Infine, penso sia giusto che la Regione debba anche offrire un sostegno agli amministratori locali che in queste settimane ci segnalano la necessità di avere maggiori strumenti per riconoscere e contrastare con più efficacia la corruzione e le mafie e che inquinano spazi degli appalti pubblici. E quindi a ottobre vogliamo promuovere, se accetterà in collaborazione con ANAC, un seminario di informazione sulla corruzione e le mafie rivolte a 1000 amministratori locali, dirigenti e funzionari degli enti locali, proprio per dare un segnale fuori dalle inchieste dell'individuazione di questo della lotta alla corruzione e alle mafie come una delle priorità che una nuova classe amministrativa del Lazio deve avere tra le sue priorità. Cari colleghi, ho finito. Questa attenzione per la trasparenza che deve trovare spazio delle coerenze, delle scelte, degli atti amministrativi, è l'unico strumento che abbiamo per batterci, io credo, a viso aperto per la legalità. Ed è anche l'unico modo per essere fieri sostenitori dell'azione giudiziaria, ma anche, permettetemi di dire, a volte censori di un eccesso di giustizialismo che in questi momenti appare sempre e che non fa più distinzioni delle responsabilità delle persone. Non dico alla ovvia necessità di ribadire la presunzione di innocenza che deve valere per tutti, ma oggi noi siamo in una situazione nella quale addirittura un arresto suffragato da elementi che la procura ritengono prove e una frase pubblicata su atti non ritenuti rilevanti dalla procura vengono messi sullo stesso piano. Io, anche in una situazione difficile come questa, voglio dire che non lo ritengo giusto. Eppure è così. E non abbiamo alternative nel provare a continuare a provare, pur in una situazione così drammatica, a lottare per difendere le istituzioni e la loro integrità. C'è una lotta in corso, aperta, difficile e piena di insidie, rischiosa. Noi la vogliamo continuare a combattere con il massimo di apertura, spirito di ascolto e voglia di combatterla insieme. Grazie Presidente. Grazie. Belle parole di circostanza. Abbiamo il dibattito generale.